Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori FR Sky al Flight Controller Betaflight F3. In questo video userò un XSR, ma il procedimento è uguale per tutti i ricevitori FR Sky che supportano il protocollo SBUS e la telemetria SmartPort. Per prima cosa colleghiamo l'XSR in una porta UART del Flight Controller. Useremo questa che è dedicata ai ricevitori, si tratta della porta UART 2. Dopo aver prestagnato il flight controller, siamo pronti per saldare. Colleghiamo il cavo segnale in alto, il positivo al centro e la terra in basso. Siccome i ricevitori FR Sky funzionano a 5V, ricordiamoci di ponticellare i primi due pad di questa serie per confermare al flight controller di fornire 5V in uscita. Adesso colleghiamo il cavo della telemetria in un pad TX di una porta UART. Visto che abbiamo utilizzato la UART 2 per il ricevitore, dobbiamo collegarlo o sulla UART 1 o sulla UART 3. Io utilizzerò il TX della porta UART 3. Quindi saldiamo. Ora che tutti i collegamenti sono pronti, colleghiamo il cavo USB per configurare il ricevitore su Betaflight. Clicchiamo su Connetti. Poi andiamo in port. Visto che abbiamo collegato il ricevitore nella porta UART 2, qui attiviamo Serial RX. La telemetria invece è stata collegata nella porta UART 3, quindi in Telemetry Output scegliamo Smart Port. Quindi clicchiamo Save e Reboot. Adesso andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso fino a trovare il receiver. Poi in questo menu a tendina scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu sotto scegliamo SBUS, perché come sappiamo il nostro ricevitore usa questo protocollo. Continuiamo a scorrere verso il basso e in Other Features attiviamo Telemetry. La configurazione del ricevitore è completata, clicchiamo Save e Reboot. Per concludere non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla TARANIS. Colleghiamo una batteria LiPo al Flight Controller, clicchiamo il tasto Menu e andiamo a pagina 11. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo qualche secondo premiamo Stop Discovery. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori, quello che interessa a noi è il VFAS che indica il voltaggio della batteria. Quindi non ci rimane altro che impostare un allarme di batteria scarica. Se non sapete come fare potete seguire la mia guida cliccando il link in alto a destra. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori SBUS al Flight Controller Betaflight F3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.